Quindi siamo benvenuti, siamo su un Windows pulito e vi faccio vedere come installare Unity da zero. Okay? Quindi la prima cosa da farsi è sostanzialmente, dato il browser, in questo caso è quello diciamo standard Edge, vado a cercare Unity. Quindi se vado a cercare Unity, in realtà più che Unity devo cercare, a parte che me lo fa installare anche lui, quindi se cerchiamo Unity, e facciamo, andiamo a vedere Unity Real Time, eccetera, questo qui, che sarebbe il nostro, vedete che è il Unity che ci interessa, e andiamo a cercare Unity for Windows. Ora, vabbè, ci chiede di eccetera, ma a noi accettiamo tutti i cookie, eccetera, quindi noi adesso abbiamo il nostro Unity Download for Windows che ce l'ha sicuramente, ce lo sta scaricando qua, download, Ctrl J, quindi ce l'ha scaricato, vedete che scarica automaticamente Unity Hub, perché in realtà noi abbiamo bisogno di Unity Hub. Quindi lanciamo Unity Hub, che è il file che è appena scaricato, che sembra piccolo, però mentre viene eseguito viene praticamente scaricata una serie di altre cosette interessanti, quindi noi comunque lasciamolo fare. Adesso, se avete un internet abbastanza veloce, è relativamente veloce, altrimenti ci impiega un pochino di tempo, ma è tutto buono. Quindi facciamo il run di questo programma, Unity Hub. Ok, ci compare Unity Hub, dobbiamo registrarci in realtà. Se non siamo, se non siamo registrati, dobbiamo creare un account nuovo. Io sono già registrato e quindi entrerò con le mie credenziali, farò sign in. Ok, quindi ho detto che dobbiamo registrarci, quindi andiamo nel login, ci apre il browser, facciamo sign in e se siamo fortunati ci conferma la registrazione. Quindi a questo punto ci dice che il sito vuole aprire Unity Hub, gli diciamo va bene. E quindi a questo punto ci ritroviamo nel nostro Unity Hub. Allora, una volta che siamo nell'Unity Hub, vedete che ci propone lui uno Unity che però non è quello che ci interessa a noi, perché noi dobbiamo scaricare uno Unity ben specifico, che dovrebbe essere in questo momento lo Unity 2021-3.21. Per essere sicuri dovete andare sul Toolkit Spatial. Quindi andate sul sito di Toolkit Spatial e Spatial.io, insomma, dovrebbe esserci praticamente il Spatial Creator Toolkit, ok? E una volta che siete entrati andate a vedere nel Get Started, quindi vedete che c'è tutta una serie di... quando il computer è pulito, insomma, funziona così. Ecco, quindi andate su Spatial Creator Toolkit e vedete che vi propone sostanzialmente un po' di cosette. A noi quello che ci interessa è proprio la base che troviamo anche qua, Getting Started. E nel Getting Started ci dice qual è la versione che dobbiamo scaricare di Unity, la 2021-3.21. Quindi andiamo tranquillamente qua, gli diciamo no a quello che ci vuole scaricare lui. Diciamo locate existing skip installation, ok? Quindi facciamo la skip installation, diciamo che abbiamo il programma personal edition license, ok? Quindi ci fa praticamente il login e tutto, quindi siamo collegati, vedete SS vuol dire che è il mio account personale. A questo punto andiamo a vedere negli installs e negli installs, allora, qui diciamo maybe later. Later installs e vediamo un po' quali versioni installare e installiamo l'editor, non questo che ci ha proposto lui, ma andiamo nell'archivio dove andare download archive e del download archive andiamo nella parte 2021.x e andiamo a cercare 2021.3.21. Clicchiamo su questo tastone blu Unity Hub, anche qua ci chiede di nuovo di aprire Unity Hub e a questo punto lui prosegue e fa ci propone la versione da installare che richiede 6 giga. Quindi io vado, l'unica cosa che devo fare attenzione è di installare WebGL Build Support, faccio continue, devo dire che accetto i termini, faccio install e lui comincia a fare questa operazione che è, se cliccate qua,
clicca un po' di cosette, e ci impiegherà circa un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, insomma, quello che è. Interrompo un attimo la registrazione perché la faccio più o meno in tempo reale, ma non mi faccio sorbire questi 15 minuti. Ecco, una cosa di cui è interessante parlare è che mentre fa l'installazione, installa anche Visual Studio Installer e vi chiede, si interrompe per chiedervi di continuare e vi chiede un po' di cose che volete fare, che però noi non vogliamo fare nulla con Visual Studio. Quindi diciamo semplicemente install e lo lasciamo andare, e facciamo con un continuo in modo tale che lui installa le sue cose di base. Ecco, questa è una piccola trappola durante l'installazione che potrebbe non essere completamente chiara. Quindi installiamo la minor quantità possibile di cose, visto che già ci sta riempiendo il disco con molti gigabyte, diciamo che credo che siamo sui 5-6 gigabyte almeno di roba, e quindi dovete fare attenzione a questo. Un'altra cosetta, lui chiede ancora di fare login dentro Visual Studio. In realtà noi Visual Studio per Spatial non lo usiamo, quindi diciamo che forse più tardi, ok? E poi qui chiede un default, noi gli diciamo un default, per esempio Dark, giusto per far partire Visual Studio, ma tanto non partirà perché non ci interessa, quindi la prima volta lui comunque lo fa partire. Volendo, magari in installazione si può anche dirgli forse bisogna installare Visual Studio, ma per semplicità noi lo installiamo anche se non lo usiamo. Ok? Quindi chiudiamo questo, continue without code, perché non vogliamo fare, cioè in realtà non vogliamo usarlo, quindi chiudiamo questa cosa qua, Visual Studio Installer, lo chiudiamo anche questo. La cosa più importante che noi dobbiamo controllare è che abbia detto che abbia fatto la sua installazione, anche se il Visual Studio Community 2019 non lo useremo probabilmente. Ok. Allora, torniamo un attimo indietro sui nostri installs, downloads, e andiamo sui progetti. Adesso facciamo solo per vedere che abbia funzionato, facciamo un nuovo progetto, quindi facciamo un new project. E verifichiamo che effettivamente riusciamo a far partire un progetto nuovo. Quindi i progetti nuovi sono qui ci sono varie template con cui potremmo operare. Ok, in realtà noi quando se useremo il template del toolkit di Spatial, questa parte qua ci viene risparmiata perché avremo già un progetto pronto. Ma adesso per provare a vedere se riusciamo effettivamente a lanciarlo, scegliamo 3D. Diamo un nome al nostro progetto, facciamo Create Project e aspettiamo che lui ce lo crei, giusto per vedere che entri. Allora, se tutto è andato per il verso giusto, dovreste vedere questa videata e vi chiede anche di aggiornare la versione dell'Unity Editor, ma voi gli dite di no, perché dovete usare per forza la versione di base, ed ecco che quindi voi avete il vostro Unity di base. Ora, su questo Unity di base senza Spatial faremo un piccolo video dove vi farò vedere tre cose in croce per cominciare a lavorarci tra poco.